c'è il nostro sceriffo del West, del Far West, con la partecipazione eccezionale di Carlo Rienzi. Eccolo qua, eccolo qua, il nostro avvocato. No, c'è il sole a Roma, perché qui c'è un diluvio, dovremmo fare una querela al Seveso. C'è il sole, che esonda, sì. Che esonda sempre. Fa caldo, 30 gradi fra poco, come mi hanno detto che ci saranno. Come 30 un po'. Gradi? 30 gradi. Sì, parola d'onore. Facciamo un caldo boia. Facciamo una querela al sistema solare, subito. Vai, dai, Carletto! Allora. Intanto informazioni di servizio, abbiamo aperto lo sportello fisco e tributi su Roma e Alessandria, perché abbiamo avuto tanta gente che non sa che fare, le tasse, come pagare, quanto pagare, esce una legge dopo l'altra in un minuto, cioè, quindi che scelta bizzarra, Roma e Alessandria. E Alessandria, perché abbiamo due grandi esperti che si sono offerti, allora abbiamo, però si può fare online, telefonico, eccetera. Quindi, prima avete aperto, dove avete trovato qualcuno disponibile in pratica? Esatto, disponibile e molto esperto. Pochissimi, peraltro, solo Roma e Alessandria erano disponibili. No, vabbè, però loro lo possono dare in tutti i dati il consiglio, che c'è, basta telefonare. Solo che non è che puoi prendere gente che poi ti fa fare errori, insomma, bisogna cercare persone competenti. Allora, poi ancora, parcheggi di Fiumicino, 40% di sconto a chi ha la tessera Codacons. Vabbè, voi viaggiate spesso, è stupendo. C'è la tessera del Codacons, Poi l'Associazione Culturale Pediatri, nel suo 31esimo congresso, ha detto che un neonato in Calabria ha il doppio di possibilità di non sopravvivere che in Veneto. Pensate un po' che brutta affermazione, che però è vera, perché dice ha talmente difficoltà a partire dall'asilo nido, deprivazioni materiali, eccetera, hanno fatto una valutazione statistica che in Calabria praticamente si sopravvive la metà che in Veneto. Becca di questo, mannaggia. Finito. Ho capito, ma questa non è, cioè, era una comunicazione di servizio che dobbiamo fare. È per i servizi, nel senso che la gente si deve, perché deve fare? Deve andare a partorire no, bisognerebbe, l'Italia è una, creare le condizioni. Brava, perché, ma tu sai che noi facciamo una grande battaglia sulla sanità in Calabria, sono anni che stiamo combattendo sui singoli ospedali, sui servizi, su tutto, eccetera. Allora, quando escono queste notizie, ci sentiamo rinforzati e spronati a continuare in questa battaglia, perché veramente la Calabria come sanità sta molto molto indietro. E allora andiamo con le querele. Andiamo con le querele. Prima querela, il bambino caduto a scuola. Non si può continuare a dire ma non è colpa di nessuno, è colpa di quello, è colpa di quello. Allora, i bambini piccoli di quell'età devono essere sempre guardati a vista, non ci sono santi, inutile dire ma quello da ma adesso chi querelate adesso che già stanno nel dramma? Immagino il direttore regionale, il preside e poi si vedrà, la magistratura accerterà chi altri, ma quelli già saranno disperati, immagino, per quello che c'è, ma che c'entra, ma mica l'hanno fatto apposta. Però non si può organizzare una scuola di bambini così piccoli in modo che se devono andare al bagno in due non si può vederli tutti e due, allora o vanno al bagno separatamente, perché non è che diceva il bambino è pazzo, ha pigliato la sedia e salite e si è buttato, il bambino è bambino, perciò non bisogna mai perderlo di vista. Noi siamo contro questo scarico di responsabilità. Vabbè, querela per questa storia, per cosa? Per una sorta di responsabilità oggettiva? Beh, insomma, effettivamente no, se... responsabilità in omessa vigilanza da parte del personale Bidelli, sì, perché si dice sto bambino è salito su una sedia che era lì, ma il bambino vede una sedia, c'ha 5 anni, non allora è che può... prima di tutto non ci doveva stare la sedia lì alla ringhiera, poi bisogna guardarlo, andiamo avanti, va bene. Poi seconda querela, le prenotazioni non rimborsabili, questo è un fenomeno molto grave, molto grosso, abbiamo guardato tutti i siti, se tu fai, prendi una certa tariffa di un albergo, la prenotazione dice ma io non ti rimborso, se non ti presenti perdi tutto quello che hai pagato. Questo è assurdo, c'è scritto. È una clausola, c'è scritto ma non basta, è una clausola vessatoria.
deve essere approvata specificamente. E tra l'altro l'hotel deve dimostrare che non ha affittato la stanza a un altro, perché sennò diventa una vera e propria truffa. Cioè voi dite che una parte va comunque restituita sempre, una parte sempre una parte restituita sempre, elevando i costi eccetera eccetera, ma non ti puoi pigliare tutto e poi te l'affitti pure a un altro, quindi guadagni il doppio. Questa è una cosa che c'è, abbiamo talmente tante di quelle segnalazioni e lamentele che abbiamo deciso di fare una querela per truffa contro questi gettoni. Con tutti alcuni, quelli che vendono gli alberghi, sono un po' tutti, se vuoi ti posso elencare, li conosciamo tutti, Expedia, no, voglio dire, sono tutti, vai alla terza che già c'è la mano sulla fronte, cioè sulla mano la terza no, non è la oggi abbiamo questa settimana l'abbiamo perdonata. Allora la terza è una querela contro Chiara Ferragni ed altri influencer, questa è un'altra battaglia. Sentiamo perché fanno pubblicità occulta, in questo caso con i bambini, con la tuta di Moschino o altre cose. E quello fa. Allora abbiamo quello raccolto questo. Non si può fare. Adesso abbiamo una pronuncia anche della Trade Commission americana che ha vietato questa, perché è una pubblicità occulta sfruttando tra l'altro inconsapevoli i bambini. Ma questo perché c'è il bambino di mezzo? È il problema? Perché lei fa proprio tutte questo. Cioè. C'è il bambino di lei mezzo. Lei fa proprio le pubblicità, nel senso che fa l'influencer, no? No, mette ma i no, prodotti lo devi che dire, non mettendo la tuta di Moschino al bambino e facendo la foto al bambino, non so se mi spiego. Sì, le pubblicità devono essere dichiarate, cioè si deve dire questa è una pubblicità. Ma c'è su Twitter un, adesso non ricordo, un acronimo. Sai cosa per dire? Metterei proprio sul bambino, no, sulla sua faccia, questa è una pubblicità, perché viene utilizzato spessissimo per tant'è che noi adesso che facciamo lunedì prossimo un bellissimo convegno sui social media, che è una cosa ormai che ci sta invadendo da tutte le parti, quindi lo facciamo con i professori della LUIS, con tanta gente, cioè, viene pure lei di Facebook, la famosa Baroncini, Laura Baroncini, che si batte contro il cyberbullismo eccetera. E in questo convegno vogliamo proprio spiegare la bruttezza di questa strumentalizzazione, questa speculazione sui bambini. Quindi che Chiara Ferragni avete querelato. Sì, no, dico, diamo anche un premio a Costanza Caracciolo, che sapete che è stata una delle poche che ha detto io la foto dei miei bambini non la metto su Instagram, non la metto su Facebook. Ma e quindi, se arriva la querela a Chiara Ferragni, arriva anche in automatico a Fedez o no? Questa foto era solo lei col bambino Moschino. No, va però, bene. Era per sapere. Che ce l'abbiamo con era per sapere, perché siccome probabilmente fanno tutto insieme. In virtù del silenzio assenso era d'accordo anche Fedez, quindi una querela la manderei anche a lui. Possiamo estenderla. Volevo finire dicendo che quel giorno presenteremo anche il calendario della famosa fotografa Tiziana Luxardo, che ogni anno fa il calendario Godacons. E sarà questo proprio, i selfie chi può, ancora una volta queste bellissime foto contro il cyberbullismo, contro questo utilizzo dei social che ci sta veramente distruggendo, perché i giovani poi finiscono per imitazione a fare delle cose assurde e pericolose, però mercificazione della donna, dei minori, ma non se la può più, regolamentazione ci vuole, è che non è facile. Infatti il convegno è proprio questo, siamo senza regole su questa cosa, sbagliato. Carletto, ti salutiamo, ci troviamo, ecco, mamma mia, mi spaventa sempre quando se ne va.